Il programma televisivo Le Iene ha pizzicato una decina di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non avrebbero restituito i soldi che il Movimento pretende da loro ogni benedetto mese. Il trucchetto era quello di dare un mandato alla banca di fare il bonifico e poi 24 ore prima ritirano il mandato del bonifico. Paraculissimi! Insomma, Le Iene questo servizio lo hanno fatto, ma il primo paradosso di questa vicenda è che questo servizio non potrà andare in onda sulle Iene, per la par condicio. Allora, secondo voi, se avessero pizzicato un altro politico a fare qualche cosa di commendevole, qualche altra trasmissione non lo avrebbe mandato? Insomma, questa par condicio è davvero assurda. Un'altra domanda un po' retorica. In questo caso si parlerebbe del Movimento 5 Stelle, ma in modo negativo. E allora che cosa facciamo? Dobbiamo dare per par condicio altri due servizi altrettanto negativi sul PD e su Forza Italia? Per rispettare il minutaggio senza calcolare il contenuto di quello che si dice? Secondo paradosso. Vedete, molti dicono, il Movimento 5 Stelle in realtà, rispetto agli altri partiti, restituisce parte dei propri stipendi e quindi si tratta di un peccato veniale. È la teoria di Travaglio e del Fatto, e anche quella di Di Battista, che in un post di Facebook ha detto: sono arrabbiatissimo con questi colleghi del Movimento 5 Stelle, io mi sono fatto un culo così, ma insomma gli altri partiti si sono fottuti ben di peggio. Ha ragione in questo Di Battista, forse, ma c'è un punto che è l'altra grande questione dell'ipocrisia complessiva. Si vota Movimento 5 Stelle anche per il loro rigore nei conti, ovviamente domestici. Quando si scopre che questo rigore non c'è, forse qualcuno potrebbe abbandonare quel partito. Terza e ultima considerazione. Il Movimento 5 Stelle si è incastrato con regole morali ed etiche fortissime, cosa che gli altri partiti non hanno fatto. Quindi gli elettori, come sempre, non sceglieranno la soluzione migliore, ma quella meno peggio. Insomma, le elezioni sono sempre così. Gli economisti direbbero il second best. Noi diciamo, insomma, turati il naso e vota in fondo chi ti piace di più o chi ti dispiace di meno.